Nuova puntata di Klaus Condicio su YouTube. Abbiamo al telefono una figura, diciamo così, anche se un uomo giovane, però una figura storica del Partito Democratico e soprattutto della cassa del Partito Democratico, che è la Toscana, e il dottor Agostino Fragai. Buongiorno, dottor Fragai. Buongiorno. Buongiorno, che proprio in questi giorni si è candidato con la mozione Franceschini per guidare il partito in Toscana, è corretto? Esattamente. Esatto. Com'è la situazione, visto che la Toscana orienta, siete, le vedevo anche i manifesti, insomma siete sempre più forti alla fine, quanti voti portate nelle primarie, quanti ne orientate più o meno, se esiste una stima? Ah, noi possiamo immaginare di non andare molto lontani da 300.000 partecipanti alle primarie, questo è un po' il nostro obiettivo. Ecco, quindi se Prodi ha vinto per 20.000 voti, diciamo che insomma il peso è notevole. Lei ovviamente, devo dire, ha fatto una presentazione, io c'ero, umile, molto, molto civile, molto umile, e lei ha detto posso anche vincere, posso anche perdere, però poi i rapporti, si continua a lavorare per un progetto comune insieme, è corretto? È così perché oggi noi abbiamo davvero bisogno di discutere, approfondire i problemi, decidere laddove ci sono opzioni diverse, nel Partito Democratico ci sono, questo per dare però stabilità al partito, al gruppo dirigente che deve parlare all'Italia, assumere delle scelte importanti e poi sin da ora chi perderà dovrà aiutare, dovrà collaborare per rispondere ai tanti problemi del nostro paese. Senta, però le faccio un piccolo appunto. Lei ha detto, c'è un passaggio importante del suo discorso di ieri, dice noi dobbiamo essere, tornare alla gente, più popolari, più. Perché allora farla nella sede di partito e non scegliere per parlare un luogo un po' più popolare nel suo simbolismo? Forse mi dicevano c'era anche poco tempo, non l'avete organizzata all'ultimo momento, ma perché non dare anche segnali di cambiamento più tangibili? Ma questo corrisponde proprio in parte alla dialettica congressuale. Noi certamente staremmo fra le persone, nei mercati, siamo il partito e la parte in particolare che io sostengo, quella di Dario Franceschini, che più crede nelle primarie, nella partecipazione degli elettori, nella partecipazione tout court. Ma proprio per questo volevamo dare un segnale che crediamo anche nel partito e per questo l'abbiamo fatta dentro la sede. Però forse è il caso adesso di virare, adesso senza però di cercare di andare incontro alla gente. È vero che qui in Toscana c'è molto, radicamento c'è, non è come in altre zone d'Italia, però forse anche diciamo, l'ondata Renzi può comunque dare delle indicazioni o no, anche di stile o no? Sì, sicuramente è quello che è accaduto nel comune capoluogo, Firenze, una città di importanza mondiale, una storia, ci insegna molte cose, ci insegna che è possibile coniugare modernità, tecnologie, rapporto con le persone, nei mercati, dal trippaio, come si dice a Firenze. Esatto. Ha possibilità di farcela lei? Concrete? Ma io sono certo che farò sicuramente un grande Perché i risultato, Dalemiani certo. controllano il partito un po' degli assessori, no? Si dice, non lei, però insomma. Sì, diciamo che in Toscana c'è un forte orientamento nei gruppi dirigenti verso Bersani, però il bello del congresso del Partito Democratico è che alla fine decidono gli iscritti e gli elettori e in Toscana sono maturi e liberi di pensare con la loro testa. Senta, l'inchiesta di Bari indebolisce Bersani, diciamo non indirettamente perché lui non c'entra ovviamente nulla, questo sia chiaro, però ovviamente anche lei ha visto i giornali oggi Libero, insomma tanti giornali, mi sembra un po' che potrebbe indebolire il vostro competitore, non nel modo che vorreste voi perché non è che l'ha auspicata un'inchiesta, ci mancherebbe altro, però alla fine l'effetto potrebbe essere quello, no? Ma a me dispiace in primo luogo e spero davvero che le indagini confermino che coloro che sono impiegati siano estranei. Dispiace perché ad essere indebolito, a uscirne indebolito è il Partito Democratico, non penso ad una sola parte. Queste cose stanno gettando un'ombra in particolare.
particolare in Puglia, c'è una grande forza, quale noi siamo, che fa anche della questione morale, della pulizia nelle istituzioni, nelle amministrazioni, una delle proprie bandiere. È evidente che quando accadono questi fatti tutti ne paghiamo un po' le spese. Senta, ma il dalemismo, come più che D'Alema come persona, che insomma ha molti meriti, eccetera, certo, però più che il dalemismo come stile, cioè a me sembra una roba molto così, cioè anche fuori dal tempo. Adesso si va con questa visione molto elitaria del politico che dà le indicazioni, della corte, degli intellettuali che recepiscono, della gente che deve seguire, cioè mi sembra una visione molto così archiviata anche un po' del modo di fare politica, anche del modo di porre il leader, di concepire il leader come proiezione così elitaria. Lei che sensazione ha sul dalemismo? Mi sembra una stagione finita. Mi pare che D'Alema sia un dirigente di prestigio che esercita da molti anni una forza e una pressione, una capacità di orientamento sul partito non indifferente. Penso anch'io questo, sì, che siano un po' cambiati i tempi, che ci sia un'opinione pubblica più fluida, che muta anche opinione, che sa giudicare i fatti e soprattutto ha voglia di risultati. Non credo che bastino le parole d'ordine, i richiami al passato o un eccessivo pragmatismo politico a spostare consensi. Del resto è già accaduto ripetutamente negli ultimi mesi, c'è una voglia di cambiare, qualche volta si cambia attraverso il ricambio generazionale, qualche altra volta si cambia attraverso idee nuove che portino aria fresca.